fatto 24 figli con 12 donne. I call myself a exotic escort. Well, I got shot like two times. Come essere contro la pioggia? Anybody can buy a gun in the streets. Torture. Sentenza morena. Senza censure. Il Fatto Quotidiano nei mesi scorsi ha condotto una lunga inchiesta sulla vita umana e professionale del Presidente del Senato. Il Presidente del Senato Renato Schifani, prima di entrare in politica nel 1996, è stato un avvocato a Palermo ed è stato un avvocato che si occupava di diritto amministrativo, di indagini di cause urbanistiche e poi di materie extragiudiziarie. In questo modo è sempre sfuggito al più a quali fossero i suoi clienti, o meglio, quali tipo di clientela si stesse insieme a della clientela normale. Noi ci siamo resi conto che Schifani, avendo fatto questo tipo di lavoro, nel corso degli anni ha lavorato specialmente per una serie di grandi costruttori palermitani, alcuni dei quali, anzi parecchi dei quali, sono finiti poi nei guai della giustizia, sono risultati coinvolti o condannati per fatti di mafia. Noi abbiamo posto quindi un problema di tipo politico. Noi crediamo che fare l'avvocato sia una professione rispettabilissima e essenziale. Probabilmente un avvocato penalista, onesto, che avesse difeso molti boss di Cosa Nostra durante la sua vita professionale, difficilmente, una volta approdato in Parlamento, sarebbe stato nominato Presidente del Senato. Questo è stato il leitmotiv della nostra inchiesta, che si è poi allargata alle sue partecipazioni societarie e alla sua vita. Non l'abbiamo accusato di nessun reato, sia chiaro. Abbiamo raccontato una serie di fatti. Noi più volte, come doveroso, abbiamo cercato di contattare il Presidente del Senato Schifani prima di scrivere alcune delle puntate delle nostre inchieste. Lo abbiamo fatto sia per mail che attraverso il suo portavoce. Ricordo in particolare un'email in cui gli sono state poste una decina di domande molto specifiche riguardante una causa importante che ha fatto storia a Palermo. La causa del cosiddetto Palazzo dei Leoni a Palermo, un palazzo che è stato costruito di fatto e abitato solo da familiari o quasi esclusivamente da familiari di uomini d'onore e costruito con un apporto essenziale da parte di Cosa Nostra, il costruttore Pietro Losicco, che era assistito dallo studio Schifani e Pinelli, è stato poi condannato per fatti di mafia e per corruzione. Questo palazzo era completamente abusivo, c'erano due palermitane oneste che si opponevano a questa costruzione, le sorelle Pillio, che in tutti i modi si sono rivolte alla giustizia per evitare che l'abuso, lo scempio edilizio venisse costruito. E da una parte parlavano addirittura di questo abuso perché interessava per il livello dei personaggi coinvolti, di questa cosa addirittura col giudice Paolo Borsellino prima della morte. Contemporaneamente Schifani sosteneva le ragioni del costruttore nei giudizi amministrativi. Niente di male dal punto di vista penale, forse qualcosa di discutibile dal punto di vista politico, etico e morale. Abbiamo chiesto delle spiegazioni a Schifani, non ha voluto risponderci. Oggi decide di risponderci in tribunale citandoci per 720.000 euro. Lui dice che noi abbiamo ecceduto nella critica nei suoi confronti, che per esempio abbiamo scritto di questo palazzo di Piazza dei Leoni che ogni muro e ogni mattone odora di mafia. Bene, io lo rivendico, ogni muro e ogni mattone del palazzo di Piazza dei Leoni, il cui costruttore era assistito dal Presidente del Senato Renato Schifani, odora di mafia e posso essere anche condannato e continuerò a ripeterlo, perché la mafia è mafia se ha rapporti con la politica e con le istituzioni, altrimenti è semplicemente gangsterismo. Non sarebbero passati 200 anni nei quali abbiamo tentato di occuparcene e di debellarla. Se non riusciamo ad arrivare a capire che bisogna indagare anche su tutta una serie di rapporti formalmente leciti, che però indirettamente, al di là dell'intenzione dei singoli, finiscono per rafforzare l'organizzazione mafiosa e i suoi complici, parliamo d'altro e facciamo antimafia delle criacchere. Con tutto il rispetto dovuto per la sua istituzione, è la seconda carica dello Stato, attenderemmo, ribadisco, risposte e non cause in tribunale.
Del presidente Schifani ha parlato più di un collaboratore di giustizia. Uno non è un collaboratore di giustizia, ma un testimone, è Vincenzo Losicco, che è il nipote di quel Pietro Losicco, il quale sostiene che nel corso della famosa causa di Palazzo dei Leoni Schifani si sarebbe vantato con lui dicendo che il condono edilizio del 94 varato dal governo Berlusconi era stato in qualche modo pennellato addosso a quel palazzo. Un altro collaboratore di giustizia che ha parlato del presidente Schifani è Francesco Campanella. Francesco Campanella chi è? Era il segretario nazionale dei giovani dell'Udeur, era un collaboratore di Mastella, ma era anche un favoreggiatore di Bernardo Provenzano. È la persona che materialmente ha falsificato la carta d'identità con cui Bernardo Provenzano è scappato, si è rifugiato a Marsiglia, in Francia, per farsi operare alla prostata. Bene, Campanella sostiene che Schifani, in quel di Villabate, collaborerò con, come avvocato esperto in urbanistica, nella redazione del piano urbanistico di Villabate, che secondo Campanella sarebbe stato anche in questo caso un po' ritagliato addosso alle esigenze della locale famiglia mafiosa che faceva capo a un signore che si chiama Nino Mandalà, detto l'avvocato, che era anche uno dei componenti del direttivo provinciale di Forza Italia nella seconda parte degli anni 90. Ci sono dei dubbi su questo tipo di ricostruzione. Rimane il fatto storico, il rapporto tra Schifani e Nino Mandalà, del quale lui era stato socio insieme al suo mentore Enrico La Loggia, in una vecchia società chiamata Sicula Brokers, insieme ad altri personaggi poi condannati o finiti sotto inchiesta o per fatti di mafia o altre vicende. Schifani su questo ha già risposto, ha spiegato pubblicamente che lui era entrato in questa società su richiesta di Giuseppe La Loggia, il vecchio senatore fanfianiano padre di Enrico, e che per caso si era trovato accanto a queste persone. Un terzo collaboratore di giustizia a Firenze, di fronte ai giudici di Firenze, il famoso Gaspare Spatuzza, braccio destro dei fratelli Graviano, i due fratelli autori delle stragi del 93, racconta invece di aver incontrato Schifani in un capannone. Insieme a chi? Insieme a Filippo Graviano, uno dei due fratelli Graviano poi condannati per le stragi. Fatto Quotidiano, al contrario di altri giornali, ha una fortuna. Ha una compagine di azionisti, capitale molto piccolo, che fanno solo gli editori, li vedete, o siamo noi giornalisti. Al contrario di altre testate, pensate al Corriere della Sera, con i suoi 15 azionisti, alcuni dei quali pregiudicati, peraltro, altri con grandi interessi in svariati campi dell'economia. Pensate il Messaggero, edito da Caltagirone, che ha grandi interessi nell'edilizia. Pensiate Libero e Riformista, un quotidiano di destra e di sinistra, edito dai fratelli Angelucci, che hanno grandi interessi nelle cliniche e devono rapportarsi quindi con diverse amministrazioni pubbliche. Dicevo, il Fatto Quotidiano questo tipo di interessi non ne ha. Noi viviamo solo grazie ai nostri abbonamenti e alle copie vendute. Poi c'è il contrappasso, che è la possibilità di finire di fronte ai tribunali per querele penali e civili.